Faccio un po' una panoramica del tipo di azioni che si possono fare, perché è vero che si tratta di un mondo molto privo di tutele, però è vero anche che delle cose si possono fare, che almeno quei pochi diritti che abbiamo è un po' un peccato che non vengano utilizzati. Allora, il precariato nel call center, che poi il call center è un po' il simbolo del settore del precariato, però in realtà i discorsi sul precariato riguardano anche ambiti lavorativi diversi dai call center. Diciamo, lasciando da parte le bizzarre forme contrattuali inventatesi dal legislatore nell'ultimo quinquennio, che non vengono utilizzate poi molto nemmeno dai datori di lavoro, sostanzialmente vuol dire parlare dei contratti a termine, dei contratti di somministrazione o interinali, come vengono definiti, e dei contratti a progetto. Che sono le tre forme statisticamente, quantitativamente di gran lunga più utilizzate in questi settori. Beh, che cosa si può fare sui contratti a termine? Si tratta forse di sul precariato nei contratti a termine. Si tratta forse dell'ambito sul quale abbiamo ottenuto talmente tanti successi che il professor Ichino sul Sole 24 Ore è stato costretto ad ammettere che questa legge, che era stata pensata nel 2001 dal precedente governo Berlusconi per liberalizzare l'istituto del contratto a termine, ritenuto nella precedente legge troppo a tutela dei lavoratori, e che con questo articolo 1 della nuova testo normativo, che sulla carta sembrava garantire alle aziende di poter assumere a termine quando e come volevano, il professor Ichino è stato costretto sulle colonne del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera a dire che questa legge si sta trasformando in un cappio al collo per le imprese. Vuol dire che dal 2001, giorno in cui è stata firmata la legge, ottobre 2001, ad oggi un po' di risultati, un po' di successi abbiamo ottenuti. I legali delle grandi aziende di telecom, fuori dalle aule di giustizia, confessano che hanno paura ormai a fare i contratti a termine perché gli vengono regolarmente, nella gran parte dei casi, quando il lavoratore si decide, si ricorda che da qualche parte ha anche un diritto col quale può andare davanti al magistrato, che nella gran parte dei casi gli vengono travolti poi dal pronunciamento del giudice. Questo perché, diciamo, appunto, la normativa era stata volutamente scritta dal legislatore in una maniera ampia, perché voi capite bene che dire che un'azienda può assumere a termine, quando ha delle esigenze tecniche, organizzative o produttive. Ditemi voi quale esigenza di un'azienda non è tecnica, organizzativa o produttiva, cioè in definitiva ti sto scrivendo che tu puoi assumere a termine quando vuoi, perché un'azienda può sempre dire questa esigenza è tecnica, questa è organizzativa, questa è produttiva, poi c'è anche sostitutive, che è la quarta parola, quindi per sostituire il personale assente, eccetera, eccetera. E quindi l'intento era quello di liberalizzare totalmente l'istituto del contratto a termine. L'intento è totalmente naufragato, questa volta grazie a una direttiva europea. Poi io aprirò una parentesi o farò dei brevi riferimenti al diritto europeo, che è un diritto che in alcuni casi ci aiuta, purtroppo in altri un po' meno, sui contratti a termine ci aiuta, sull'orario di lavoro è meglio che stiano zitti perché quello che vogliono fare è terribile. Per cui su alcune tematiche il diritto europeo è una cosa da tenere molto presente come strumento importante per i lavoratori, su altre un po' meno. Beh, sulla materia dei contratti a termine il diritto europeo ci ha aiutati molto perché esiste una direttiva che è molto importante che dice che i contratti a termine, che la legge degli stati membri sui contratti a termine deve essere scritta in modo tale da evitare gli abusi su questo istituto. E questa quindi è una finalità che ci ha consentito poi nelle aule di giustizia di dire: guarda giudice, che quando sei indeciso su come interpretare una normativa, ricordati che va interpretata in maniera compatibile con quello che era l'intento della direttiva europea. Se l'intento della direttiva europea ti dice che la legge italiana deve essere tale da evitare l'abuso di questo istituto, tu interpreta quell'articolo 1 in maniera che lo renda compatibile con quella direttiva, altrimenti poi sei incompatibile con la direttiva. Va cancellato dall'ordinamento. Quindi, e inoltre, un altro, diceva diverse cose interessanti, ma un altro punto molto importante, cioè la cosiddetta clausola di non regresso, che è una cosa da tenere, una cosa molto importante, che viene scritta in molte direttive, cioè che impone agli Stati membri dell'Unione Europea, quando legiferano su una materia sulla quale è intervenuta una direttiva, comunque di salvaguardare la clausola di non regresso, che vuol dire comunque di non abbassare il livello complessivo di tutele che aveva quello Stato precedentemente all'attuazione della direttiva. Cioè, questa è una cosa molto importante, nel senso che la direttiva dice:
Io sono consapevole che tra gli Stati membri vi sono livelli di tutela differenti. Da 0 a 10 c'è chi ha un livello di tutela 2 e c'è chi ha un livello di tutela 9. Allora, raggiungo una sintesi e faccio una direttiva in cui pongo un limite di tutela minimo che è 5, per dire, o 6. Bene, aggiungo poi una clausola di non regresso con la quale dico che, guardate, tutti gli Stati si devono adeguare a questa normativa, ma con questo voglio dire che gli Stati che hanno un livello di tutela 2 devono passare a 6, ma per gli Stati che erano a un livello di tutela superiore vi è la clausola di non regresso, cioè non possono scendere sotto il livello di tutela che avevano già. Questo per dire è un principio di diritto che esiste nel nostro ordinamento. Caspita, se esiste, utilizziamolo. Grazie a questa direttiva noi abbiamo... siamo riusciti a travolgere. Il caso Poste è un caso di cui forse avete sentito parlare molto sui giornali. In Italia si parla di 30.000 contratti dichiarati illegittimi dalla magistratura. Questo è un caso veramente raro di questa portata, però sono stati veramente tantissimi. E come indicazioni pratiche, cosa vi voglio dire, in modo che anche voi sappiate quando lo leggete e viene un lavoratore a dire: ma ti sembra regolare questo strumento? Beh, si deve dire che alla fine l'orientamento dei magistrati del lavoro, per fortuna, è abbastanza rigoroso, cioè questo articolo 1 che veniva scritto che era stato scritto con la volontà di dire che l'azienda assume quando vuole, in realtà è stato detto che proprio perché si deve adeguare a quella direttiva europea che vi dicevo prima, deve essere interpretato nel senso che queste esigenze tecniche, organizzative, produttive devono essere temporanee. Ecco, è una parola che nella legge non c'era e che abbiamo ottenuto di inserire, diciamo, sotto il profilo della interpretazione giurisprudenziale, proprio perché abbiamo ottenuto che solo se sono temporanee si interpreta la normativa italiana in maniera conforme alla direttiva europea, che appunto diceva di evitare gli abusi. E beh, voi capite bene che pensate ai vostri contratti a termine che vedete e pensate come alcuni elementi, tipo il susseguirsi continuo del turnover, no? 3 mesi uno, 3 mesi l'altro, poi entro, esco, ma al di là del se entro ed esco io, e la sostituzione continua, no? Di un scaglione con un altro scaglione, ti rende di per sé quella esigenza, che astrattamente magari poteva anche essere temporanea, perché per le esigenze dovute al piano commerciale primavera-estate 2006, no? Sì, in effetti sono temporanee, perché in effetti... che un grande stupore della Vodafone, dopo la primavera estate 2006, la primavera estate cessa e arriva l'autunno-inverno 2006. Loro restano ogni volta sconvolti da questo fatto e fanno un'altra esigenza eccezionale. Oddio, è arrivato l'autunno-inverno, esigenze dettate dall'autunno-inverno 2006. E sono temporanee in effetti, perché cessano, cioè, nessuno lo può negare, salvo che accade questo fatto del tutto impensabile, che arriva la primavera 2007 e questi si trovano ogni volta in difficoltà, poveretti. Allora, il magistrato che cosa ha rilevato? Ha rilevato di dire che se io faccio un'ampia panoramica, no, con lo zoom a largo, è ovvio che se guardo quel contratto è regolare, perché c'è un'esigenza temporanea, c'è una campagna nuova, quella campagna cessa, io ti prendo per quella campagna, ma se noi questo interpretiamo così la legge, non contrasta gli abusi come vuole il direttore, la direttiva europea, e soprattutto non deve essere temporaneo il motivo dell'assunzione, che altrimenti questo sarebbe tautologico: tutti i motivi dell'assunzione sono temporanei, ti prendo per 3 mesi e se c'è stato a finire allora i contratti sarebbero tutti regolari. Deve essere temporanea la giustificazione, ma quella giustificazione non è più temporanea laddove coincide con l'intero ciclo produttivo, no?